Con il DG Vetrini, Filippo, insomma, 10 anni di vita di meno dopo una partita così rocambolesca. Sì, è stata una partita emozionante, secondo me il carattere dei ragazzi è stato decisivo, l'hanno voluta vincere, quindi va preso questo di buono. È ovvio che dopo 15 giorni di pausa, la settimana di fermo dopo il caso di Covid, naturalmente specialmente il primo tempo, forse anche complice il gran caldo, eravamo un pochino bloccati. È stata una partita rocambolesca, ci sono stati tantissimi errori, però ecco, poi alla fine, come diceva prima il nostro preparatore atletico, quando si vince bisogna essere contenti e quindi non ci si può arrabbiare anche quando si vince. È naturale che è stata la prima partita di un lungo tour de force che ci porterà a fare altre 4 partite nei prossimi 10 giorni e quindi speriamo che la vittoria di oggi sia di buon auspicio per quanto riguarda le prossime. Senti, ci sono state retrocessioni importanti in Serie D da parte delle big del calcio toscano. E un tuo commento, perché insomma sei sempre molto attento a quello che avviene nel panorama nostro. Credo che sia una grande sconfitta per la Toscana, perché a parte Fiorentina, Empoli, neopromossa in Serie A e Pisa, poi abbiamo poche superstiti, fra cui il Grosseto, al quale vanno i miei complimenti per la splendida affermazione di oggi a Lecco, anche perché insomma lo sapete, anche se i tifosi del Grifone non amano definirlo derby, siamo a pochi chilometri e quindi le schermaglie che ci sono quando si gioca contro fanno parte del calcio e sono anche piacevoli, e invece quando è il momento della riflessione vanno fatti complimenti per lo splendido risultato di oggi, sperando che il cammino prosegua in maniera così importante. È naturale che io credo, tornando alla tua domanda, che il calcio toscano debba fare una profonda riflessione, perché il prossimo anno in Serie D credo che, se non ci saranno ripescaggi, avere 6 città più forse la Massese che è in testa alla classifica, il Poggibonsi che sta vincendo il campionato, ecco, probabilmente sembra una Serie C di qualche anno fa, quindi saranno partite bellissime e speriamo noi di poter essere all'altezza degli appuntamenti che affronteremo il prossimo anno. Naturalmente c'è da finire nella maniera migliore possibile questo campionato, e il SEMA fanno parte del calcio, però fondamentalmente mercoledì abbiamo un recupero, se dovessimo riuscire a battere le Badesse saremmo quarti in classifica e quindi direi in piena linea con quelli che erano gli obiettivi stagionali. È naturale che ancora la pagnotta è dura, mancano 7 partite, delle quali 4 saranno un soffio dietro l'altro, quindi abbiamo una rosa abbastanza ampia, credo che sia necessario ruotare tutti gli effettivi, perché la stagione, se si pensa a condizioni normali, avevamo praticamente già finito il campionato in questo periodo e ancora invece ce ne abbiamo da giocare praticamente un terzo. Bene, ti faccio complimenti per la vittoria di oggi e in bocca al lupo ora per mercoledì. Crepi il lupo e grazie.